Primo appartamento, qual è stato? Allora, Venezia, diciamo, Venezia. Insieme, se, sì. Come si può dire insieme, Venezia, sì. Ok. Abbiamo preso Venezia, abbiamo preso la macchina, arrivati a Venezia, giro di agenzie di un bel po', così tutte le agenzie di Venezia, finché sì, l'ultimo... 91 i nuovi contatti, finché... 91. Bello, bello, 91 appuntamenti. Finché, sì. Se non sono 91, comunque meno, insomma, un po' meno. Sì, insomma, siamo comunque siamo decine, decine, decine. Siamo decine. Anche tornati numeri, in poi, bei numeri, ovvio. Finché l'ultima si è detto di sì, e siamo già andati, diciamo, con i soldi in tasca. Siamo arrivati là in agenzia con i soldi in tasca, assegni tutto. E siamo riusciti a chiuderla, diciamo, dopo un mesetto di trattativa col proprietario. Alla fine, dopo un mese, siamo riusciti a chiuderla. Okay. L'abbiamo preso, l'abbiamo ristrutturato un po' internamente perché era veramente... Ristrutturato o abbellito? No, ristrutturato, l'abbiamo un po' abbellito. Fatto un po' di home staging, colori, sì. Pitture, un po' di cose, TV nuova, mobili nuovi, eccetera, comodini nuovi. Quadri nuovi, poi forno nuovo, un po' di cose insomma, e poi l'abbiamo messo online dopo due mesetti e preso via insomma. Quindi canone? Canone 600 più spese? 5 euro di spese condominiali. 5 euro di spese condominiali? Sono 60 annue. Record assoluto. Fanno, 5 che, euro di spese condominiali. Cioè, spese condominiali così diciamo. Cioè, se non sapeva cosa mettere. Fermiamoci un secondo perché so che la maggior parte di voi che guardano costantemente i miei video non sono iscritti a questo canale. Quindi vi esorto veramente a iscrivervi col tasto qui sotto e anche attivare la campanella per ovviamente... ricevere le notifiche degli ultimi video pubblicati. Cioè io volevo assolutamente piazzarmi su un livello che a Venezia non c'era, ovvero non aveva, che è un po' diciamo tutto contro a quello che avevo studiato per quanto riguarda il marketing del, cioè, del giorno d'oggi. Uh-huh. Io cioè studiavo che c'è il mercato basso, tu devi puntare all'high target, certo. Ok. E quindi tutti quanti i mentori miei mi dicevano boh, cioè tu vuoi fare dropshipping, vuoi fare questo, punta all'high target. Invece noi là abbiamo detto cosa? E l'high target c'è già, il target medio c'è già, il target basso, ok, c'è manca. Chi vuole fare il target basso perché pensa di fare più soldi, quindi mancava diciamo un appartamento gestito col tuo metodo, mm-hmm. E col nostro metodo e su quel target lì. Esattamente, cioè magari c'era tanta gente che aveva bellissimi appartamenti, cioè che normalmente magari ti aspetti che siano a 300 euro a notte, invece magari erano a 170, 150, quindi per noi era impossibile andare con un appartamento così a fare competere, era impossibile. Chiaro. Quindi cioè, ci siamo messi su quella fascia diciamo di 90-100 euro a notte e 120 quando c'è insomma weekend bla bla, però noi se tu apri Venezia non c'è un appartamento pieno come il nostro. Il primo consiglio che vi posso dare quando riempite con così tanta fretta sì, lo so, è alzare un pochino i prezzi, perché magari voi avete lasciato il 20% sul tavolo e non ve ne siete accorti, attenzione a quella cosa lì, è bene che l'appartamento si riempia diciamo man mano, esatto. Quindi quando siete partiti con questo Venezia? Noi siamo partiti il 2 novembre. 2 novembre? Il novembre abbiamo fatto poco niente, cioè perché era appena online, insomma. Certo. Cioè... I primi due mesi a patta, poi da gennaio in Granata. Adesso non so. Patta cosa vuol dire? Cioè avete... Patta pagano le spese, non ci guadagniamo pagato niente. Le spese comunque, esatto. Ok. Non ci guadagniamo, pagato affitto, spese e tutto quanto. E comunque era il periodo lento, quindi novembre, dicembre, gennaio, febbraio e ora tutto marzo che si è quasi concluso. Gennaio, febbraio, marzo. 5 mesi quasi interi. Sì, sì, sì. E dicembre, gennaio, febbraio come sono andati? Scusami, sì, gennaio, febbraio, marzo. Marzo adesso non so di tutto preciso piano. I numeri. Beh, tutto, credo 4 notti liberi in 3 mesi, direi. Ok. 4-5 notti, non 3, so. 3 notti liberi. Poco. Una marzo, gennaio non ho fatto neanche. Avete avuto libera. Anche il carnevale, quindi. Esatto, a livello di numeri, sinceramente, sì. Non li so di preciso. Non so se non sei. Non so se vuoi dire. Comunque, ma, sia tra spese e tutto quanto. Di revenue circa, dici? Sì, è di revenue lorda per capire. Di 600 al mese più metti 150 circa. Lordo c'è più di 10.000 là. Ok. Quindi più o meno 3.000 euro al mese, 3.000 sì. Qualcosina euro al mese. Gennaio abbiamo lasciato qualcosina sul tavolo, però comunque l'abbiamo riempito. Quindi secondo appartamento a Milano? Secondo appartamento che zona? A Milano. San Siro. San Siro. Sì. Pagat canone? 800 più 150 di spese condominiali comprensivo di acqua e gas, più oh, Enel no. Che è appartamentino piccolissimo. 1.000 euro al mese sarà quindi? 25, sì, 1.050. Sì. 1.050 euro al mese? Di tutto quanto, sì. Ok. E il contratto vi è partito ufficialmente? No, non no, è ancora. Parte avete firmato? Ci parte prima di aprile. Ok, sì, vi parte prima di aprile.
E avete occupato, tra virgolette, prima perché l'avete giustamente pubblicato prima. Esatto, sì, l'abbiamo pubblicato prima anche perché siamo stati fortunati che la proprietaria aveva già circa 1500-1400 euro di prenotazioni già fatte. Aveva passato l'annuncio. Quindi ci ha passato l'annuncio con soldi dentro sostanzialmente. Cioè, prenotazioni fino a giugno, 1500 euro da aprile a giugno, comunque già con appunto un po' di prenotazioni dentro. Adesso appunto in 2-3 giorni che ce l'abbiamo online abbiamo recuperato il 3,5-4 circa. E terza appartamento invece, cara buon vecchia Trieste. Trieste, sì, che parte appunto da 10 aprile circa, sì. Di canone? Canone di 6,50. Ok. Spese condominiali 500 e... L'anno? Sì, ok, sì. Non sì, al mese. Ovvio, perché... no, beh, ovvio. 500 l'anno, quindi siamo sui 50 scarsi al mese. Un bilocale che parte adesso appunto il 10 aprile e poi abbiamo tre mono che partono probabilmente 2 a maggio e 1 a giugno. Il lavoro sostanzialmente è acquisire l'immobile, poi farlo rendere, cioè non è che ci vuole tanto. Vero? È l'acquisirlo, poi sempre. Il farlo rendere e basta metterlo online. Beh, ovviamente non è che basta. No. Basta farlo c'è un fatto metodo, bene, ovvio. Però fatto bene, con le foto giuste, con l'annuncio completo, tutto quanto, l'appartamento bene o male va lo stesso. Va lo stesso. Cioè non ci va in perdita sostanzialmente. Ma è quello che dicevo prima dell'intercettare la domanda. Cioè mentre con altre cose ti devi veramente scervellare per... fare chissà cosa per venderlo, cioè, qua non fai fatica. Cioè prendere una fettina di pubblico, esatto. Esatto, qua c'è veramente la gente, cioè io non guadagno 2.000 euro a notte, qui ho 1.500, sì sono stato bravo a acquisirlo, quello che volete, ma l'immobile, cioè è Firenze che gode, tra virgolette, di questa fama e quindi certo. Un sacco di americani, esempio, vengono qui. Io non ho fatto nulla per, esatto. Capisci, farli arrivare. Tu hai assecondato una domanda. Mi sono immesso in mezzo tra, cioè mi sono messo letteralmente nel mezzo tra una proprietà o un proprietario che ha un immobile di questo tipo, ovviamente dice la bravura nell'acquisirlo, ma poi tu arrivano comunque e se non li spendono qua li spendono al Four Seasons, li spendono un'altra parte, li spenderebbero comunque, sì, quindi sì, sì. La intercetti, cioè, tu devi solamente attirarli a te, esatto, che però appunto, cioè poi non è c'è anche per chi ci guarderà questo video, non è così semplice, no, attenzione, cioè certo. Non è che fai le fotine belle col fotografo che paghi e metti l'annuncio, cioè riempi ogni spazio che ti chiede Airbnb e poi basta. Per esempio Venezia potete anche fare così, perché c'è una domanda talmente alta che in certi posti puoi potenzialmente puoi quasi farlo. Permetterti di fare così, cioè anche se hai l'immobile però averlo è il 90% di fatica, ovviamente. Chiaramente appunto bisogna farci un mazzo, cioè noi che appunto ci facciamo il mazzo per acquisirlo e poi io invece ci sto dietro per tutte quante le nostre cose, per tutto quello che ci va fatto, certo, che non è per niente facile, cioè non è per niente scontato più che facile. Infatti c'è come mio concept, io poi c'ho mio cugino che è un mental coach, okay, e mi ha sempre detto fin da piccolo che dai 20 ai 30 anni per raggiungere un minimo di successo imprenditoriale o comunque fare quello che ti piace, mm-hmm, che vuoi, devi sempre avere un mentore, ok, è indispensabile avere una persona da seguire, chiunque sia, tuo padre, Marco Biliani, l'amico, il fratello, boh, ok, io ne ho due, tipo io ho te e lui. Tu, cioè molto più astratto, ok, a livello mediatico. E lui invece, concretamente sì, ogni giorno. Comunque, c'è anche se abbiamo la stessa età, però c'è un'esperienza molto c'è più ampia di me, capisci, in queste cose qua. A livello... Ormai, insomma, è un anno che lo fai, io sono 6, quindi esatto. Diciamo, certo. Però è cioè, molto bello. E questo è molto importante quando ci si mette in società / si collabora. Però vedo molte persone che fanno, secondo me, un errore fondamentale, perché voi non eravate amici prima, giusto? No. Mi date questa conferma? Ci conoscevamo di vista. Di ok, nove. Però vedi, questo è quello che funziona, perché tu per esempio guardi lui dicendo lui lo fa da 6 anni, io lo faccio da 1, ho qualcosa da imparare, ci completiamo a vicenda, io sono la parte un po' più creativa, e quindi quando ci sono due persone che fanno società in questa maniera ha perfettamente senso. Se no gli amici, tra virgolette, da una vita che si mettono a fare business assieme, primo non funziona perché si creano mille problemi, secondo il vero motivo per il quale lo fanno, partono tutti e due da zero, non hanno competenze, non hanno skills, cioè tutti e due non sanno fare nulla, per insicurezza, loro non vogliono fallire da soli, quindi vogliono fallire con il loro amico, è il motivo per il quale lo fanno, quindi questa è una lezione per esempio infatti, guarda, io, che mi è venuta in mente. Se posso dare un consiglio, scusa, che nei gruppi tuoi vedo molto spesso che esatto. Gente che entra e chiede di collaborare su una città, e percepisci proprio l'insicurezza. È insicurezza pura. Quando invece devono, per accaparare esperienza, devono sbattere la testa. Da soli. Da soli. Loro vogliono qualcuno, sì, qualcuno mi porta gli immobili, io ve li gestisco, perché non ho voglia di prendersi no in faccia. Ma il vostro background, cioè prima avete, sono curioso, avete mai preso altri corsi,
provato a fare altri business? Allora, perché molti arrivano e dicono l'immobiliare non è la prima cosa che faccio. Sì, diciamo che siamo abbastanza simili in questo. Abbiamo provato un po' tutte. Vai, come sei? No, beh, non me le ricordo neanche tutte, sinceramente. Io ho fatto dropshipping, non so, Amazon FBA, tutte le robe che trovi online. Solite di cose. Tutto, quello che trovi online. Ho fatto un po' di business. Ho fatto trading, ho fatto network marketing. Io, cioè, scuola un po' così, quindi cioè, non ho fatto l'università. Mm-hmm. E mi sono messo subito a lavorare con mio padre in azienda. Okay. Per 4 annetti. Però nonostante quello, c'era mio cugino che mi tirava dentro, cioè spingeva. Business, sì. Quindi io mi ricordo che la prima disoccupazione della prima stagione, quando avevo 18 anni, l'avevo spesa su Organo Gold. Che era, ah, sì, ti ricordi? Organo Gold. Quello del caffè. Ah, ok, il network. Okay, sì, esatto. Perfetto. Quindi io a 18 anni mi ricordo che avevo investito tipo una rata della disoccupazione 1100 euro. Comunque per entrare? Per entrare mi è arrivato sto bel paccone. Io andavo in giro per Sandona di Piave a vendere questi caffè, no? Dopo un po' mi sentivo ridicolo, con tutto rispetto, e ho detto, boh, basta, non è il mio. Un po' per me? No, zero. E poi ho fatto quello, appunto ho lavorato per 4 anni con mio padre in azienda, cercando appunto di scalare un po' le cose. Poi tipica azienda veneta, tipica mentalità che tu conoscerai bene, quindi ho detto, conosco molto bene, okay. vecchia scuola. Invece ero da 12 anni che scrivevo sui banchi, io voglio fare impresa, io voglio lavorare per me stesso. Ho avuto un po' di anni sbandati, poi ho mollato l'azienda, ho fatto Amazon FBA per un mese, poi non l'ho detto no. Mm-hmm. E poi mi ero creato un team, appunto, cioè con mio cugino, con i ragazzi da Gran Canaria, okay, che fanno anche l'immobiliare, tra l'altro, e che facciamo, insomma, dropshipping. Per 6 mesi abbiamo lavorato così, più o meno da aprile fino a ottobre, e io a settembre avevo preso il tuo corso. Il corso. Completamente mollato tutto. Cioè, tutto il resto. E oggi fate questo. Tu porti avanti anche comunque l'agenzia? Io faccio questo. Tu fai questo 100%. Cioè, il mio lavoro, la mia attività 100%. Bello. E io però cercavo una cosa che fosse da casa, ok, online, tutto quello robe lì, senza poi rendermi conto che sì, bello fin là. Cioè, la dinamicità che ti dà questo lavoro qui non è assolutamente scontata. Io non l'ho trovata da nessuna parte. Cioè, io non vedo nessun altro lavoro al giorno d'oggi che ti permette di fare un certo tipo di vita, guadagnare un certo tipo di soldi in base a quanto lavori e essere tranquillo. Esatto. Avere quella stabilità è la prima cosa, perché io immagino i contratti che avete firmato prima di questi 3 mobili, sono 4+4, giusto? Tutti? Sì. 8 anni, cioè voi avete comunque il diritto di prelazione, dove certo. Aspettate, voi per 8 anni, o almeno per 4 minimo, avete quell'immobile lì. E voi sapete che quell'immobile fa tot al mese, tot all'anno. Io ci vivo con un motto che è: la fortuna aiuta gli audaci. Vero, sempre. E quindi quando vai con le palle, fai le cose, ti torna sempre indietro qualcosa, quindi hai sempre di più di quello che ti aspetti. Magari se non ti torna per... come lo volevo, come te lo immaginavi meglio, no, però, ma torna, cioè, comunque. Esatto, cioè banalmente torna sempre, torni qualcosa. Esatto, così. E poi la gente da fuori ti dirà sempre: eh no, ma quelle fortune, no, ma quelle fortune, no, ma quelle fortuna. Come io ho un appartamento sempre con 3 camere a Firenze, un po' più fuori, molto bello, ma non in centro. E quest'anno, durante il periodo invernale, l'ho affittato ad una famiglia americana a una cifra folle, perché era tipo 9.500 al mese per 5 mesi di fila, tutto l'inverno, quindi periodo morto. Cioè, a me mi si libera a maggio, quindi a maggio mi si libera, ho già un sacco di prenotazioni, però gennaio, febbraio, dicembre, marzo, l'ho affittato così, e uno potrebbe dire, ma vedi, sei fortunato. Però ogni 6 mesi mi capita che sono fortunato, perché poi il prossimo non mi ricapiterà, esatto. Su un altro contesto mi capitano sempre queste cose, ma in realtà è che la fortuna aiuta gli audaci, cioè devi mettere tu una posizione in cui ti arriva. Poi sei anche fortunato, però non è una scusa. Culo, cioè, perché esatto. Io credo molto nella legge dell'attrazione. Però. Sicuramente ci credi molto pure tu, perché sennò non... base. Cioè, se ti muovi, cioè quando ti muovi, poi c'è un altro detto bellissimo, che la fortuna non ti raggiunge mai quando stai fermo, cioè, ma quando stai camminando. Esatto. Cioè, se parti, allora c'è molta più hai 100% più di possibilità che la fortuna ti aiuti. Cioè, se stai lì fermo, che cerchi l'amichetto con cui fare la prima operazione, se no non ti muovi, non arriva. Comunque... io ti ringrazio per tutto, cioè tu non hai fatto assolutamente nulla. Beh, per me, però allo stesso tempo hai fatto tutto. Okay, ti ringrazio, quindi... vi ringrazio che siete anche venuti qui, insomma. Ma figurati, guarda, spazio. Io mi fa molto piacere, perché poi questo è l'obiettivo. È paradossale, perché a volte fin quando non fai queste cose, e non le fai anche perché puoi farne 3, ma se non lo fai per 4 mesi te ne dimentichi.
Cioè, pensi che le persone in realtà dentro il percorso, cioè, esistono, sì, fai le consulenze, ma poi allo stesso tempo non esistono. Però poi invece li incontri, sono persone vere, esistono. E sono vite cambiate o comunque migliorate, non stravolte, non cambiate, dipende dai casi, dici, cavolo, cioè un impatto non indifferente, non è... No, beh, cioè a me ha stravolto la vita. Tantissimi pensano che... cioè tu sei molto presente online, ok? All'inizio forse un pochino meno, cioè mm-hmm. ora secondo me sei molto più... Cioè, a me esisti molto di più, sì, ok? Sì, sì. E quindi, cioè, quando sei molto più visibile, sei anche molto più soggetto a brutti pensieri da parte degli altri. Cioè, perché se esci una volta e dico, ah, vedi, sto qua, magari c'è un attimo inizio. Poi quando esci sempre, pensano che tu sia il classico fuffa guru. Vero. E, cioè, siccome questa intervista da qualche parte andrà sicuramente, non lo è, per niente. Non è per niente, proprio, manco per i ciuffoli. Grazie. Mi fa piacere, passi il messaggio, ragazzi. Ti ringrazio per aver visionato questo video, ti esorto nuovamente a iscriverti a questo canale con il tasto qui sotto, attivare la campanella per ovviamente gli ultimi video, e ti ricordo anche che ovviamente la mia azienda ha vari percorsi e servizi per proprietari o aspiranti investitori immobiliari 2.0 che vogliono accedere e prosperare nel settore ovviamente degli affitti brevi. Ti ricordo che qui sotto in descrizione troverai il link per guardare innanzitutto delle lezioni gratuite per comprendere meglio in cosa consiste il metodo Chiavi Immobiliare.